Nelle Alpi occidentali piemontesi, a cavallo tra la Valle di Susa, la Val Chisone e la Val Sangone, si estende un vasto e articolato sistema di ambienti naturali tutelati. Si tratta delle aree protette delle Alpi Cozie, che comprendono 4 parchi naturali, 2 riserve naturali e 16 zone speciali di conservazione, istituite dall'Unione Europea per tutelare habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario. Sono più di 35.000 ettari tutelati, dalla pianura fino a oltre 3.500 metri di quota. È un territorio bellissimo e molto vario, che ospita una grande quantità di specie animali e vegetali, alcune delle quali particolarmente preziose dal punto di vista conservazionistico, perché piuttosto rare o addirittura endemiche di un'area ristretta. Insomma, i parchi delle Alpi Cozie sono davvero campioni di biodiversità. Ma non solo. In queste aree protette si trovano anche varie e interessanti testimonianze storiche e culturali, molte delle quali recuperate, valorizzate e gestite dall'ente, come l'articolato Ecomuseo Colombano Romean a Salbeltran. È la casa degli Escarton, casa museo del parco a Pragelato. Cominciamo quindi a conoscere questo affascinante territorio, iniziando dai 4 parchi naturali, per ognuno dei quali ci farà da guida un animale mascotte. È una bella e ventosa giornata d'inverno e l'acqua azzurra dei laghi di Avigliana brilla tra le montagne innevate. Questi due laghi, di origine glaciale, costituiscono, insieme alla vicina palude dei Mareschi, il parco naturale dei laghi di Avigliana, che fa parte dei parchi delle Alpi Cozie. Avvicinandoci alle sponde per conoscere meglio questo affascinante ambiente, ci imbattiamo subito nell'elegante Svasso Maggiore, uno degli abitanti più caratteristici di questi laghi, ma non certo l'unico. Infatti, d'inverno sono presenti numerosi volatili, tra i quali le folaghe e varie specie di anatidi. Ecco invece il tuffetto, abilissimo nel nuotare sott'acqua alla ricerca di piccoli pesci ed invertebrati. Sono passati un paio di mesi e l'inverno ha lasciato spazio all'inizio della primavera. Nei boschi intorno al lago sbocciano i primi fiori, mentre i nostri svassi hanno assunto il bel piumaggio nuziale e si dedicano alle parate per la formazione delle coppie. Anche nella vicina palude dei Mareschi la vita è in fermento. Come d'incanto, ai primi tepori primaverili sono comparsi i rospi che si radunano per l'accoppiamento e per la deposizione dei caratteristici cordoni di uova nere, da cui nasceranno i girini. I maschi di rospo sono amanti talmente focosi che quando li abbiamo filmati sott'acqua sono accorsi ad abbracciare anche la nostra telecamera.
Nella palude sono presenti anche altri anfibi, più difficili da osservare, la rana dalmatina e il tritone crestato. Invece, nel bosco vicino al lago si può incontrare, nelle giornate umide, la salamandra pezzata. Questa specie non si riproduce nella palude, ma nelle vecchie pozze di risorgiva per l'irrigazione dei campi. I guardiaparco provvedono a ripulire queste piccole raccolte d'acqua dove si sviluppano le larve di salamandra, prima di giungere alla metamorfosi e all'inizio della vita terrestre. Il territorio del parco comprende anche le zone collinari intorno ai laghi, dove si trovano interessanti testimonianze geologiche legate al grande ghiacciaio della Valle di Susa e i suggestivi resti del castello di Avigliana. Ritorniamo sulle sponde dei laghi di Avigliana, dove troviamo gli svasti intenti alla costruzione del nido. Per la nidificazione, gli svasti prediligono il canneto, un ambiente molto importante dal punto di vista naturalistico e ben diffuso sulle sponde dei laghi di Avigliana e nella palude dei Mareschi. Percorrendo le sponde dei laghi di Avigliana, in primavera, non è raro osservare piccoli di folaga, dal caratteristico capo rosso, e quelli del germano reale. Nel frattempo, sono nati anche i piccoli dello svasso, che hanno la curiosa abitudine di farsi trasportare sulla schiena dei genitori. L'abbondanza dell'avifauna del parco è garantita dalla ricchezza degli invertebrati e della vegetazione acquatica che costituisce la base della catena alimentare, nonché un importante fattore di biodiversità. Alcune specie presenti nel parco, come la farfalla licena dispar e il gambero di fiume, sono inserite nella direttiva europea Habitat in quanto minacciate. La bellezza del paesaggio lacustre richiama molti turisti provenienti specialmente dalla vicina città di Torino. Il Parco dei Laghi di Avigliana deve quindi affrontare il non facile compito di conciliare la fruizione con la protezione dell'ambiente, due aspetti sovente in contrasto tra di loro. Ritorniamo ora ai nostri svassi, che intanto sono cresciuti, come anche i piccoli di folaga. Gli svasti adulti sono impegnati nel catturare i pesci con i quali nutrono la loro prole. Seguiamoli dunque sott'acqua per scoprire la biodiversità presente sotto la superficie dei laghi e dei canali.
Scardole, alborelle e cavedani sono tra i pesci più diffusi, osservabili a volte in gruppi numerosi. Sono presenti anche specie di maggior pregio naturalistico, come il persico reale e il luccio, il più grande predatore autoctono, che si riproduce nella palude dei mareschi. I nostri svassi intanto hanno cambiato di abito, assumendo il dimesso piumaggio invernale, che conserveranno fino all'inizio della primavera. Quando rincomincerà il periodo riproduttivo per gli svassi, come per molti altri animali in questo ambiente così prezioso e così vicino ad aree densamente urbanizzate. È l'inizio di aprile e le marmotte si affacciano dalla tana dopo il lungo letargo invernale, osservando intorno a loro un paesaggio ancora coperto di neve. Questi caratteristici e simpatici roditori alpini, che rappresentano il simbolo del parco naturale Orsiera Roccioavrè, saranno la mascotte del nostro video, conducendoci nel corso delle varie stagioni a conoscere questa meravigliosa area protetta che si estende a cavallo tra la Valle di Susa, la Val Chisone e la Val Sangone. Seguiamo quindi le marmotte nei loro primi giorni dopo il risveglio. È un periodo duro perché altra neve può accumularsi sulla vecchia, rendendo difficile il reperimento del cibo. Inoltre, le marmotte in questo periodo sono particolarmente vulnerabili agli attacchi del loro più formidabile predatore, l'aquila reale. Fortunatamente, in primavera, ci sono anche giornate di sole che fondono la neve permettendo alle marmotte di cibarsi a sazietà nei prati fioriti. Gli escursionisti, intanto, ne approfittano per ammirare le bellezze del parco. La primavera è anche la stagione migliore per osservare gli ungulati, presenti nel parco con ben 6 specie. Con l'aiuto di un binocolo si possono fare delle emozionanti osservazioni, seppur da una certa distanza, in modo da vedere gli animali a lungo, senza disturbarli. I cervi sono piuttosto comuni nel parco, e talvolta, in primavera, si radunano in branchi piuttosto numerosi. Il capriolo è invece meno socievole e può essere osservato da solo o in piccoli gruppi.
Nel parco sono presenti anche tre bovidi, il camoscio, lo stambecco e il muflone. I primi due sono autoctoni delle Alpi, mentre il muflone venne introdotto molti anni fa a scopo venatorio. Anche il cinghiale è abbastanza comune, pur essendo più difficile da osservare a causa delle sue abitudini prevalentemente notturne. I piccoli degli ungulati possono essere predati dall'aquila reale, che peraltro si nutre anche di animali morti, come vediamo in queste immagini. Le carogne rappresentano una parte importante della dieta di altri animali, come il lupo, la volpe e i corvidi. Nulla va sprecato nel complesso meccanismo della catena alimentare. Anzi, negli ultimi decenni hanno fatto la loro ricomparsa nel parco Orsiera Rocciavrè due avvoltoi, il gipeto e il grifone. Il primo, specializzato nel cibarsi del midollo osseo degli animali morti, è ritornato sulle Alpi in seguito ad un progetto internazionale di reintroduzione, cominciato a metà degli anni Ottanta. Il grifone, invece, ha iniziato negli ultimi anni a frequentare nella bella stagione le Alpi piemontesi, proveniente dalla Francia, dove è stato reintrodotto. E invece è stato spontaneo il ritorno sulle Alpi del lupo, proveniente dall'Appennino Ligure. Di questo formidabile predatore vi proponiamo ora una ripresa eccezionale, realizzata nel Parco Orsiera Rocciavrè. Ma ritorniamo ora alle nostre marmotte. È l'inizio di luglio e i piccoli escono dalle tane dedicandosi al gioco e alle relazioni con gli altri componenti della colonia. La marmotta è uno degli animali più caratteristici della prateria alpina, un ambiente piuttosto diffuso nel Parco Orsiera Rocciavrè. L'ambiente della prateria alpina, con la sua ricchezza di erba e di altre specie foraggere, è molto favorevole alla pastorizia, un'attività tradizionale ma ancora viva e ben radicata nel territorio. Il parco svolge un ruolo attivo nel promuovere i preziosi prodotti caseari locali, come lo squisito formaggio delle viole, il Plasentif, e le non meno apprezzate tome, che prodotte unicamente nell'area protetta, possono ricevere il marchio Parchi Alpi Cozie, che ne garantisce la provenienza e ne favorisce la valorizzazione e la diffusione. Inoltre il parco promuove altre attività sostenibili con l'ambiente, specialmente in campo turistico. È ormai giunta la fine dell'estate, l'erba della prateria alpina si sta seccando e le marmotte si preparano al letargo, raccogliendo l'imbottitura per i loro giacigli invernali dentro le tane, dove trascorreranno circa 6 mesi.
In autunno, quando il parco si riveste di vivaci colori, esaltati dalla luce radente, tutte le marmotte sono ormai sparite sottoterra. L'autunno è caratterizzato anche dall'abbondanza di bacche, che forniscono per tutto l'inverno cibo a varie specie di uccelli, tra i quali cesene e lucherini. Ma non solo. Anche alcuni mammiferi, come la volpe e la faina, si alimentano volentieri di bacche. Particolarmente ambite sono le bacche del sorbo degli uccellatori, che possono conservarsi per gran parte dell'inverno. Chi ha un giardino in montagna potrebbe quindi piantare questo caratteristico albero, così bello e così utile per l'avifauna. Ognuno di noi può dare un contributo alla magnifica biodiversità delle nostre Alpi. E con questo augurio le marmotte ci salutano, invitandoci a venirle a trovare in questo splendido lembo di natura protetta. Un cervo cammina maestoso in una radura del bosco. Si tratta di una scena relativamente comune al giorno d'oggi, ma non è sempre stato così. Infatti i cervi, come del resto i caprioli, erano del tutto scomparsi negli ultimi secoli dalle Alpi occidentali. Fu proprio nel parco naturale del Gran Bosco di Salbeltran che questi due cervidi vennero reintrodotti per la prima volta, agli inizi degli anni 60. Per questo motivo sarà il cervo ad accompagnarci nella visita di quest'area protetta nelle varie stagioni. Iniziamo dalla primavera, epoca in cui i cervi sostituiscono i loro palchi. Questo fenomeno si manifesta anche nei caprioli a inizio inverno, mentre non si verifica nei camosci, presenti numerosi nel parco, che hanno corna non caduche, in quanto costituite da un astuccio di cheratina inserito su un supporto osseo che si innalza dal cranio. L'abbondanza degli ungulati ha indubbiamente favorito il ritorno del lupo. La prima cucciolata accertata sulle Alpi italiane avvenne nel 1997, proprio all'interno del parco del Gran Bosco di Salbeltrand. La ricomparsa di questo predatore suscitò molto stupore. Ma in realtà essa appare la logica conseguenza di una naturale espansione verso nord delle popolazioni dell'Appennino. A partire dai primi anni 70, in seguito alla protezione legale della specie e alle mutate condizioni ambientali, la popolazione di lupo in Italia è aumentata di numero e di areale, raggiungendo, nei primi anni 80, l'Appennino Ligure e successivamente le Alpi occidentali. I guardiaparco, affiancati da tecnici e volontari, effettuano ogni anno il complesso monitoraggio dei branchi di lupi, percorrendo periodicamente dei percorsi predefiniti, detti transetti, rilevando tracce di questo canide.
Nel Gran Bosco sono presenti altri carnivori più piccoli, appartenenti alla famiglia dei mustelidi, come l'ermellino e la donnola. Di dimensioni decisamente maggiori sono la martora e la faina, che si distingue dalla prima soprattutto per avere la gola bianca invece che giallastra. Ecco invece il tasso, il più grande mustelide italiano, con un peso che può superare i 10 kg. Ma il carnivoro probabilmente più diffuso nel parco è la volpe, presente praticamente in tutti gli ambienti, dalle alte quote al fondovalle. Ritorniamo ora ai cervi. È l'inizio dell'estate e le femmine si radunano in branchi con i piccoli nati da poco. Nel frattempo, vari uccelli del bosco sono impegnati nell'allevamento della prole. Il bosco, dove spicca la presenza dell'abete bianco, rappresenta senza dubbio l'ambiente più caratteristico e più diffuso del parco e riveste una grande importanza naturalistica e storica. Per questo motivo, una parte dell'interessante Ecomuseo Colombano Romea, voluto e gestito dal Parco del Gran Bosco di Salbeltrand fin dal 1996, è dedicato al lavoro e alla tradizione in Alta Valsusa, tra cui l'economia boschiva come elemento un tempo trainante per la comunità salbeltrandese. Oggi invece la sapiente gestione forestale protegge la ricca biodiversità e favorisce un turismo rispettoso che rappresenta un'importante risorsa economica. L'Ecomuseo comprende anche il mulino idraulico di Salbeltrand, dove sono conservate le macchine originarie di varie epoche, che permettono quindi di ripercorrere 800 anni di storia dell'utilizzo dell'acqua. L'Ecomuseo è aperto al pubblico e alle scolaresche, come anche la sede polifunzionale dell'ente, dove è ospitato il centro visite del Parco del Gran Bosco di Salbeltrand. Con la coda come respirano? L'abbiamo detto? Con le branchie. Con le branchie, poi pian pianino si trasformano, si dà lo scarroncino e lo scoiattolo. Il tasso? Uno dei biotopi di maggiore interesse del Parco del Gran Bosco di Salbeltrand è senza dubbio la torbiera del Col Bleget, situata a oltre 2000 metri di quota. Questo luogo, come tutte le piccole zone umide alpine, riveste una grande importanza naturalistica, soprattutto dal punto di vista botanico. Qui vivono specie piuttosto rare, come l'amiante strifogliata. Alla fine dell'estate, i cervi si preparano all'importante periodo riproduttivo. Intanto nel bosco risuonano sempre più spesso i potenti bramiti dei cervi che cercano di radunare un harem di femmine.
Quando il bosco ritorna silenzioso, si riveste degli splendidi colori autunnali, assumendo un fascino del tutto particolare. Gli ungulati approfittano delle ultime giornate favorevoli per accumulare grassi e risorse energetiche prima che l'arrivo della neve dia inizio alla stagione più difficile. L'accumulo della neve e il freddo intenso possono mettere in grave difficoltà cervi, camosci e caprioli, provocando la morte degli individui più deboli. Ma intanto, proprio nel momento più duro dell'anno, nel grembo delle femmine sta già sviluppandosi la nuova vita che nascerà in primavera. E allora, come ogni anno, i prati e i boschi ospiteranno le corse e i giochi dei nuovi nati, seguendo il prodigioso ciclo naturale delle stagioni e della vita che nel parco, fortunatamente, si svolge ben protetto e quasi inalterato nel tempo. Lo stambecco è senza dubbio uno degli animali più conosciuti delle Alpi, un vero e proprio simbolo dell'alta montagna. Dopo aver rischiato l'estinzione, ha ripopolato buona parte della catena alpina, grazie alla protezione e ad una serie di reintroduzioni. Una di queste, coronata da un ottimo successo, avvenne nel 1987, nel Parco Naturale della Val Troncea, oggi gestito dalle aree protette delle Alpi Cozie. Nessun animale, meglio dello stambecco, potrà quindi farci da guida per conoscere il parco della Val Troncea nel corso delle stagioni. È il mese di ottobre e in Val Troncea è caduta la prima neve sui monti, creando un suggestivo contrasto con i larici dorati. Intanto gli stambecchi hanno mutato il mantello, assumendo il tipico abito invernale, più scuro e più fitto, che li proteggerà dal freddo imminente. Anche altri animali del parco, all'inizio dell'autunno, cambiano di abito. L'ermellino diventa bianco, allo scopo di mimetizzarsi meglio con l'ambiente innevato. Un adattamento simile avviene nella pernice bianca, che muta il piumaggio con il sopraggiungere della stagione fredda. Anche la lepre variabile cambia di colore nel corso delle stagioni. Ovviamente il passaggio da una colorazione all'altra è graduale, come possiamo notare osservando questa caratteristica specie in abito primaverile, estivo, autunnale e invernale.
L'inverno in montagna è lungo e rigido, specialmente in una valle esposta a nord, come la Val Troncea. Le nevicate possono proseguire anche in primavera, fino al mese di maggio, e i fiocchi di neve accompagnano talvolta le parate dei fagiani di monte. Nel parco della Val Troncea, come nelle altre aree protette montane delle Alpi Cozie, sono presenti altre due specie di galliformi alpini, la coturnice e la pernice bianca. La sorveglianza dell'area protetta è garantita dai guardiaparco, che svolgono molte altre mansioni, come rilievi nivometrici, in modo da contribuire alla sicurezza di chi frequenta la montagna. Ritorniamo ora agli stambecchi che troviamo mentre mangiano l'erba appena spuntata, oppure mentre sono intenti a giocare, un'attività piuttosto frequente, soprattutto tra i giovani maschi. La primavera è una stagione bellissima in Val Troncea, sia per l'abbondanza di acqua, sia per le ricche fioriture. Alcuni fiori spiccano non solo per la loro bellezza, ma anche per il valore naturalistico, come la stupenda Aquilegia alpina, specie di interesse comunitario. Tra gli ambienti più interessanti del parco figurano le formazioni igrofile di muschi calcarizzanti, considerate di interesse comunitario. L'abbondanza di acque della Val Troncea è senz'altro uno degli aspetti più evidenti e più spettacolari di quest'area protetta. E favorisce anche la vita di vari animali, come la rana temporaria che si raduna in primavera nei laghi e nelle piccole pozze per accoppiarsi e per deporre le uova. Sulle spettacolari pareti rocciose che dominano la Val Troncea nidifica un altro interessante rapace notturno, il grande e maestoso gufo reale. Gli escursionisti più fortunati possono osservare il picchio muraiolo, uno straordinario passeriforme che si arrampica con sorprendente leggerezza. Siamo giunti all'inizio di luglio e gli stambecchi sono saliti alle quote più alte alla ricerca del fresco e dell'erba migliore. Nel frattempo le femmine hanno partorito e a turno sorvegliano i piccoli. C'è però anche l'importante fauna minore, che pur sfuggendo solitamente agli occhi dei turisti, rappresenta un fondamentale fattore di biodiversità. La ricchezza di invertebrati è davvero sorprendente, sia per il numero e la varietà,
sia per la presenza di specie di elevato valore naturalistico. Ecco qualche esempio. Nel parco della Val Troncea vivono tre lepidotteri del genere Parnassus, tra cui l'apollo, inserito nelle direttive europee in quanto specie di interesse comunitario. E anche altre specie di farfalle rivestono una particolare importanza naturalistica per la loro rarità. Ancora più rilevante è la presenza di alcuni carabidi endemici, che vivono soltanto in un piccolo areale di alta montagna, in gran parte incluso nei parchi delle Alpi Cozie. Il parco protegge quindi non solo lo stambecco e le specie più appariscenti, ma anche tutto l'ambiente con la sua ricca e preziosa biodiversità. E nel contempo favorisce una fruizione sostenibile di questo stupendo angolo delle Alpi. L'ente di gestione dei parchi delle Alpi Cozie è anche uno dei centri di referenza della regione Piemonte per la gestione di specie animali selvatiche tutelate. Molte di esse vivono anche nelle zone speciali di conservazione, territori di particolare importanza naturalistica. Vediamo qualche esempio di queste interessanti aree protette. Siamo in bassa Valle di Susa, nei pressi dei famosi orridi di Chianocco e di Foresto. Quest'area è caratterizzata da un clima caldo e secco, che permette la crescita di specie tipicamente mediterranee, molto rare sulle Alpi, come il ginepro ossicedro o coccolone, il leccio e il caratteristico fiordaliso ovoide. Inoltre, nelle praterie a festuca, bromus e stipa pennata, crescono molte bellissime specie di orchidee. Saliamo ora di quota per raggiungere la ZSC Champlain Colle del Sestrier. Qui si trovano ampie zone a pascolo e a prateria che ospitano uccelli piuttosto rari, come l'ortolano, inserito nelle direttive europee Habitat. Di rilievo è anche la presenza della più numerosa popolazione dell'Italia settentrionale di passera lagia, un'interessante specie mediterranea, da anni oggetto di studio ed interventi per favorirne la conservazione. Ecco invece il re di quaglie, una presenza sporadica nell'area, ma particolarmente preziosa. Infatti questa specie, tipica dei prati e dei pascoli, è rara in Piemonte. È in forte declino in Europa, a causa delle modifiche delle tecniche agricole. Nella bella e caratteristica conca del Lago Nero, vicino a Cesana, si trovano piante di particolare interesse naturalistico, come la genzianella stellata, considerata vulnerabile nella lista rossa italiana. Nelle acque del lago
situato a quasi 2000 metri di quota, nidificano specie normalmente presenti in pianura, come la folaga, il germano reale e il tuffetto, che qui stabiliscono un vero e proprio record altitudinale. Alcune specie di orchidee e il pino mugo costituiscono invece il fiore all'occhiello della ZSC Valle di Turas. Inoltre, in questo territorio si trovano delle rare e spettacolari sorgenti calcaree pietrificanti con acque ferruginose. Anche la vicina Valle dell'Argentera costituisce un'interessante e bellissima ZSC. Lungo la fascia di esondazione del torrente Aripa sono presenti ambienti di greto fluviale alpino e specie vegetali di particolare interesse naturalistico. Insomma, i parchi delle Alpi Cozie rivestono veramente una grande importanza naturalistica e non per niente sono stati definiti campioni di biodiversità. Una biodiversità è una bellezza naturalistica e culturale ben tutelata e aperta alla visita di tutti i turisti, rispettosi e sensibili nei confronti di questo magnifico territorio.